Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio realizzare questa tag mix media e la voglio fare con la base con questo effetto così metallizzato. Questi sono dei pezzi di un altro lavoro che ho fatto e visto che mi è piaciuto il risultato, voglio farvi vedere come realizzarlo e quindi farò la base del tag in questo modo. Per realizzarlo, diciamo che utilizzerò come materiale la Modeling Past Nera di Stamperia e questi tre colori metallizzati, sempre di Stamperia. Sono un azzurro chiaro, un azzurro scuro e questo color rame. E dopodiché utilizzerò ancora degli Aquacolor Stamperia, un azzurro e un marrone, che mi serviranno per colorare i vari abbellimenti che metterò sulla tag. Utilizzerò questa pasta, la Glossy Gel Eevee Body Past, che mi servirà per incollare tutti i particolari sulla tag, e poi utilizzerò degli abbellimenti in legno piuttosto che questo in plastica che colorerò e dei fiori di carta che ho realizzato io e dei fiori di degli altri fiori che colorerò, poi vedrete con gli acquacolor, fiori che ho comprato in un negozio di cinesi in realtà. Esattamente questi qua, che sono dei fiorellini boh, in una specie di gommina bianchi che a seconda delle necessità poi coloro e utilizzo per i miei lavori. E, dopodiché, come sempre, come dico sempre, potrò utilizzare dei pezzi di carta, dei pezzi di pizzo, insomma quello che man mano ho a disposizione già in casa e che mi verrà in mente di utilizzare mentre creo la tag, perché in realtà non ho ancora ben deciso come farla, ma man mano poi che la realizzo mi verrà in mente qualcosa e utilizzerò altri materiali. Un'altra cosa che volevo utilizzare, ve la faccio vedere perché ho pensato di provare ad utilizzarla, è questo timbro stamperia e voglio fare questa libellula su un foglio di Mylar, quindi questo foglio. Questo è un foglio di plastica, di Mylar trasparente e la voglio fare con la tecnica dell'embossing a caldo. E per vedere l'effetto che ha, spero venga bello come immagino, perché questa è una prova che non ho ancora fatto e l'applicherò poi in qualche modo sul mio tag. Detto ciò, non resta che iniziare con la realizzazione del progetto.
E anche il progetto di oggi è terminato, questo è il risultato finale. Ho utilizzato praticamente quello che avevo detto a inizio video, forse l'unica cosa in più che ho usato, perché era una cosa che già avevo, era questa decorazione che però ho realizzato esattamente nello stesso modo in cui ho fatto la libellula. Praticamente con l'embossing ho timbrato su un foglio di Mylar di carta trasparente questa decorazione, poi l'ho tagliata in quattro e l'ho inserita all'interno della tag. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se volete sarò felice di leggere un vostro commento. E, se il video vi è piaciuto, vi chiedo come al solito di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a farlo crescere. E come dico in ogni mio video, vi auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!